cambio un poco la voce per non annoiare, non per mancanza di rispetto verso Monsignor Viganò. Le prove di Viganò sull'agente Bergoglio e sul vizio di consenso. Minuto 31:01. Egli non ha assunto il papato senza riserve, per poi lasciarsi solo successivamente persuadere da cattivi consiglieri ed agire in modo discutibile. È evidente, invece, la premeditazione, confermata sia dalla corrispondenza delle sue azioni agli ordini della Deep Church, impartiti già sotto il pontificato di Benedetto XVI, congiurati della mafia di San Gallo o del patto delle catacombe, poco importa, sia dai ripetuti incontri del gesuita argentino con esponenti dell'élite globalista e dei potentati finanziari mondiali sotto gli occhi di tutti. Tutto vero. Sono indizi pesanti. Ma se Bergoglio rispondesse a questi sospetti, direbbe che, secondo lui, queste azioni e questi incontri sono avvenuti per il bene della Chiesa. È evidente che Monsignor Viganò, che ha una mentalità retorica, discorsiva, non ha la mentalità di colui che deve affrontare un tribunale e che deve portare almeno degli indizi specifici probanti. Perché non può esistere l'accusa di agente per conto di un potere nemico e di vizio di consenso solo perché non si è d'accordo con le iniziative e gli incontri di Bergoglio. Oppure per il motivo che se oggi ci fosse stato Papa Giovanni Paolo II, si sarebbe comportato in un altro modo. Monsignor Viganò avrebbe dovuto citare, ad esempio, Amoris Laetitia e le successive comunicazioni anticattoliche di Bergoglio sul matrimonio. Avrebbe dovuto citare il documento antibiblico di Abu Dhabi. Invece sembra che Monsignor Viganò non voglia indicare al pubblico delle prove precise. E subito dopo inizia progressivamente la contraddizione maggiore di tutto il suo video. La disobbedienza è lecita. Al minuto 32:12. L'ininterrotto comportamento di Bergoglio, prima, durante e dopo la sua elezione, va da solo come prova della sua intrinseca iniquità. Possiamo dunque essere moralmente certi che l'inquilino di Santa Marta sia un falso profeta? La mia risposta è sì. Siamo dunque autorizzati in coscienza a revocare la nostra obbedienza a chi, presentandosi come Papa, agisce in realtà come il biblico cinghiale nella vigna del Signore o come il mercenario? Sì. Bergoglio, un falso profeta? Se Monsignor Viganò avesse detto il falso profeta dell'Apocalisse, allora avremmo capito che Viganò era una persona che si lasciava trascinare dall'entusiasmo dell'oratoria biblica. Comunque, probabilmente si è lasciato trascinare dall'entusiasmo dell'oratoria personale. L'affermazione più importante è che, secondo Monsignor Viganò, i fedeli cattolici sono autorizzati in coscienza a revocare l'obbedienza a Bergoglio. Bene! Però è solo un contentino, perché più avanti precisa che non si può fare altro.
quello che, secondo Monsignor Viganò, non si può fare. Minuto 36:06. Quello che non possiamo fare, perché non ne abbiamo l'autorità, è di dichiarare ufficialmente che Jorge Mario Bergoglio non è Papa. La terribile impasse nella quale ci troviamo rende impossibile qualsiasi umana soluzione. Ah sì? E come hanno fatto in passato coi precedenti 40 antipapi? Monsignor Viganò gioca tutto su quattro parole: autorità, ufficialmente, umanamente, soluzione. È tutto corretto. Infatti spetta ad una gerarchia canonicamente in regola la possibilità di dichiarare ufficialmente, pubblicamente, che un conclave è illegittimo, che un papa è un antipapa, che un pontificato è nullo. Però i fedeli possono presentare alla gerarchia le prove contro un papa affinché poi effettui la dichiarazione conclusiva. Come ha fatto Andrea Cionci e il suo team e tutti quelli che hanno firmato, ma come pure sta facendo Monsignor Viganò con questo suo video. No? Egregio Monsignor Viganò, la giustizia non funziona così. Anche se il riconoscimento pubblico, autorevole, ufficiale, appartiene alla gerarchia, tutte le altre iniziative da parte dei fedeli e del clero sono non solo possibili e legittime, ma anche doverose e obbligatorie di fronte al padrone della Chiesa, Gesù, se non altro di fronte al suo giudizio dopo la propria morte. Comunque, Monsignor Viganò, io non intendo forzarla all'azione. Lei continui pure a fare nulla. Quello che possiamo fare. Minuto 36:34. Il nostro compito non deve essere quello di cimentarci in astratte speculazioni da canonisti, ma di resistere con tutte le nostre forze e con l'aiuto della grazia di Dio all'azione esplicitamente distruttrice del gesuita argentino, rifiutando con coraggio e determinazione qualsiasi collaborazione, anche indiretta, con lui e con i suoi complici. Monsignor Viganò indica che è possibile non collaborare. Bene, per la seconda volta. Tuttavia, dice pure di non approfondire il codice di diritto canonico, né altri documenti normativi della Chiesa, come la Universi Dominici Gregis, né i documenti prodotti in questi ultimi 11 anni, con i quali poter accusare correttamente Bergoglio di fronte alla gerarchia. Insomma, Viganò indica ancora la passività. Sembra indicare di sopportare la situazione attuale, lo status quo. Poiché non si appartiene alla gerarchia e non si ha quell'autorità, allora si dovrebbe fare nulla e limitarsi a non collaborare. Suona tanto come resilienza all'eresia, anche se lui la chiama resistenza con tutte le forze. Ossia, indica la sopportazione anziché la vera resistenza cattolica. Indica la convivenza con l'eresia nell'indifferenza,
anziché la lotta partigiana per la verità. Poi dopo, se uno pensa male, gli danno del complottista. A me risulta che la grazia di Dio, che lui nomina, serve per passare all'azione nel modo più efficace e lungimirante possibile, non per limitarsi a guardare quando invece si può fare qualcosa. Il male e la menzogna devono essere combattuti. Per esempio, la zizzania, al momento del raccolto, deve essere separata, non semplicemente osservata. E prima del raccolto, la zizzania deve essere individuata e deve essere preparato quanto occorre per la separazione al momento del raccolto. La conclusione di Viganò. Dall'autorità all'autoritarismo. Minuto 37 e 13. Il male di questo mondo è intrinsecamente connesso al rifiuto di riconoscere che, tanto nello Stato quanto nella Chiesa, l'autorità vicaria di chi governa emana direttamente dall'unione ipostatica, ossia dall'unione di divinità e umanità di nostro Signore Gesù Cristo, Re e Pontefice. L'odio dei malvagi contro Cristo, eccetera. Qui Monsignor Viganò vuole impressionare con i paroloni e con Dio. Sembra riprendere alcune speculazioni medievali sull'autorità vicaria, ossia su Dio che delega i capi a governare i popoli al suo posto. Seguendo questo ragionamento, il risultato è che, secondo lui, Mario Draghi, Sergio Mattarella, Joe Biden, eccetera, godrebbero di un'autorità emanata direttamente da Gesù Re. Allo stesso modo, l'autorità di Bergoglio emanerebbe direttamente da Gesù Pontefice. Insomma, chiunque occupa un posto di autorità, in qualunque modo, anche illecito, poi riceverebbe l'autorità da Gesù. Cioè, se Bergoglio è capitato al posto di Papa, allora Gesù lo avrebbe automaticamente confermato come Papa. Anche se, come dice Viganò, agisce in realtà come il biblico cinghiale nella vigna del Signore o come il mercenario. Chiunque capiti su quel posto, Gesù lo confermerebbe. È la contraddizione conclusiva di Monsignor Carlo Maria Viganò. In questo video ha fatto passare Bergoglio da l'uomo perfido e perverso del Salmo 42 ad agente per conto di un potere nemico, con vizio di consenso sul papato, a un falso profeta e cinghiale nella vigna del Signore e mercenario, per giungere alla fine, la cui autorità emana direttamente da Gesù Cristo, ma a cui, nonostante questo, è doveroso rifiutarsi di obbedire e di collaborare. Infine ha ricordato l'odio dei malvagi contro Cristo, ossia chi mette in discussione questa autorità che lui attribuisce a Bergoglio, conseguentemente odia Cristo. Cosa pensare? Cosa pensare lo vediamo la volta prossima, quando comprenderemo il problema con Bergoglio del coraggiosissimo Monsignor Viganò
E vedremo pure Monsignor Nicola Bux, che ritiene non applicabile a Bergoglio il vizio di consenso di Monsignor Viganò. Passiamo ora alla delusa conclusione. Io penso che Monsignor Viganò sia diventato illogico, contraddittorio, inaffidabile. Peccato.